Piero Cristin si occupa della creazione, diciamo così, di farmaci specifici per il singolo paziente. Com'è possibile isolare e selezionare questo tipo di farmaci? Beh, se noi immaginiamo il tumore come il tumore, linfoma, come un linfocita che è impazzito e che sta invadendo l'organismo, e vediamo come è necessario isolare una particolare proteina che si trova sulla superficie di questo linfocita e che lo distingue dai linfociti buoni, quelli che non devono essere danneggiati da un'eventuale terapia. E questa proteina che noi sfruttiamo per distinguere il linfocita tumorale è una sorta di impronta digitale del tumore e con una tecnica che ricorda, che usa le stesse tecnologie della prova del DNA utilizzata in ambito forense, noi andiamo a identificare la sequenza di DNA che produce poi questa proteina e la utilizziamo per produrre il vaccino, che quindi sarà praticamente una scheda segnaletica che segnala al sistema immunitario del paziente qual è il linfocita cattivo da aggredire, Senza danneggiare senza danneggiare le cellule sane. il suo lavoro è diviso quindi in tre fasi. Quali sono queste fasi? Beh, da prima ci siamo allenati su delle cellule tumorali in coltura per vedere se eravamo in grado di riconoscere la sequenza di DNA che distingue queste cellule da tutte le altre, praticamente la loro impronta digitale. In una seconda fase siamo partiti da mix di cellule sane e cellule malate per vedere se eravamo in grado di identificare nel mucchio la parte malata della miscela. La terza fase sarà quella di lavorare su biopsie di paziente, cioè su tumori reali, e la fase in cui siamo in attesa di una collaborazione con un istituto di ricerca che ci fornisca appunto queste biopsie. Una volta isolato il marcatore tumorale, si passa alla produzione in pianta, di cui si occupa la dottoressa Sara Racovelli. Sì, una volta isolato il marcatore, una sequenza che identifica univocamente il tumore e quindi il paziente, si apre tutta una serie di problematiche per poter trasformare le piante in modo che producano la nostra proteina vaccino di interesse. Per quanto riguarda la trasformazione delle piante in sé, la problematica non è gravosa, in quanto si usa una metodologia totalmente naturale. Noi infatti sfruttiamo un batterio del suolo, l'agrobatterium, che trasforma naturalmente le piante. Noi, inserendo delle sequenze di DNA tramite Agrobacterium, riusciamo naturalmente a trasformare la pianta. È un processo che avviene anche in natura. Una problematica invece inerente alla produzione della proteina, una produzione che deve essere consistente, riguarda appunto il livello di produzione e di espressione della proteina vaccino stessa e la sua localizzazione. Di questo mi occupo io, cercando attraverso una combinazione di elementi genici presi da vegetali, sono sequenze geniche vegetali, di arrivare ad un elevato livello di produzione della proteina nella localizzazione corretta. Nel caso dei vaccini si tratta appunto delle foglie di tabacco, e in modo da poter avere maggiori livelli di espressione che possono permettere di arrivare ad un buon risultato anche con un numero inferiore di piante. Quindi si parla di massimizzare la produzione per minimizzare il processo. E qual è il quantitativo attuale di vaccino che riuscite a produrre da una pianta? La quantità esatta è ancora difficile da identificare perché siamo ancora in fase di purificazione dello stesso. Comunque l'obiettivo finale è quello di riuscire con una o due piante a produrre un quantitativo di vaccino sufficiente per curare un paziente.